Guadagna fino a 500 euro al mese con Google Bard. Benvenuti in un nuovo video, amici. Per chi non mi conoscesse, io sono Massimo, sono un imprenditore digitale. Trovate tutti i miei riferimenti sul mio sito web encomdigital.it. In questo canale parliamo di business online e tecnologia. Nello specifico, oggi andiamo a vedere come poter guadagnare fino a 500 euro al mese in più. Voi potete anche guadagnare 1000, 2000, 3000, sta a voi, utilizzando Google Bard. Apriamo una grossissima parentesi e intanto vi mostro che cos'è Google Bard. Eccoci qua. Allora, Google Bard non è altro che il portale, attualmente ancora in modalità sperimentale, ma attivato finalmente anche in Italia, il portale appunto di intelligenza artificiale rilasciato da Google. In altri paesi del mondo è già possibile caricare anche delle immagini in input, ma perché vi dico guadagnare fino a 500 euro al mese o 500, 600, 1000, 2000? Il discorso è questo: possiamo utilizzare l'intelligenza artificiale, questo in questo caso Google Bard, che è completamente gratuito, per poter creare dei contenuti da andare a utilizzare e quindi rivendere. Contenuti quindi digitali, che possono essere manuali, libri, elenchi, oppure farci scrivere il copione per un canale YouTube. Mettiamo caso che vogliamo creare un canale YouTube senza metterci la faccia, quindi un cash cow channel, possiamo tranquillamente farci scrivere il testo da Google Bard e poi andare magari in Flyky piuttosto che in altre tipologie di portali quali dbrain.io. Comunque trovate in descrizione tutti i link per accedere a delle offerte promozionali su questi portali, e potete, diciamo, creare dei contenuti grazie all'intelligenza artificiale. Ma visto che precedentemente, nei video precedenti, abbiamo parlato di come creare comunque dei contenuti da poter rivendere, quindi fare business online, guadagnare soldi online semplicemente utilizzando l'intelligenza artificiale ChatGPT, nello specifico ChatGPT 3, anzi 3.5, che è la versione gratuita, perché poi c'è la 4 che è a pagamento. Mi sembra, non vorrei dire una baggianata, che costi una ventina di dollari al mese, cifre folli secondo me, però dipende sempre dall'uso che se ne fa. Oggi andiamo ad analizzare Google Bard. Ok, come vedete qui abbiamo la piattaforma di Google Bard attiva, la home page, quindi bard.google.com. Qua abbiamo, ovviamente, mi dice la mia località. Io, come sapete, sono a Sanremo. Ciao, sono Bard, il tuo collaboratore creativo. Ho delle limitazioni, a volte potrei non capirti, ma il tuo feedback mi aiuterà a migliorare. Non sai da dove iniziare, puoi provare con dammi idee per includere cibo più sano nella mia dieta, oppure mi aiuti con 5 idee per rompere il ghiaccio prima di iniziare una riunione, aiutami a pianificare un viaggio di 3 giorni a Roma. Allora, in questo caso noi siamo già nella chat e proviamo a fargli creare un contenuto, ok? Per esempio, cominciamo a scrivere un piccolo libro, ok? Scrivimi i capitoli di un libro in cui parlo. Anzi, prima facciamo scrivere. Scrivimi il titolo di un libro in cui parlo dell'intelligenza artificiale e delle sue potenzialità nel mondo del business. Ecco qua, mi ha proposto dei titoli, ok? Benissimo. A questo punto possiamo anche condividere. Si può o condividere o mandare una bozza in Gmail, o addirittura, ecco, una figata che non è, per esempio, presente in ChatGPT, esporta in documenti. Sta creando il documento. Eccolo qua. Vedete? Qui mi ha creato tutto il documento con i vari titoli che poi ci andremo a scegliere. Ovviamente questo è un file di testo editabile. Lasciamo un attimo l'opzione dei titoli qua,
e ci spostiamo nella seconda pagina. Ok, torniamo a Bard. Cosa facciamo adesso? Scrivi, allora, scrivi ora i capitoli del libro e, anzi, facciamo scrivi ora l'indice del libro con i relativi capitoli. Eccolo qua. Allora, avete visto? Qua ci ha proposto i vari capitoli da andare a inserire. Facciamo un bel Ctrl Shift V così non si importa la formattazione. Qua abbiamo tutti i vari capitoli. Poi, beh, andiamo a togliere ovviamente la frase iniziale. E voilà. Poi, e qua abbiamo l'elenco dei capitoli. A questo punto, cosa facciamo? Andiamo a farci scrivere i vari capitoli. Allora, scrivi. Così. Scrivimi ora vedete? Lui mi ha cominciato a scrivere l'introduzione, tutte le varie parti. Facciamo Ctrl Shift V così evitiamo la formattazione. Ecco qua. E così via, no? Quindi adesso andremo a prendere, per esempio, che ne so, ecco qua. Gli diciamo scrivimi tutto il capitolo 1 e lui comincia a scrivere. Vedrete che è una figata pazzesca perché veramente riusciamo a creare dei contenuti da poter poi rivendere, ragazzi. Ci stiamo facendo aiutare dall'intelligenza artificiale, vedete? Capitolo 1, l'intelligenza, l'automazione, ok, no? E così via, no? Di nuovo, ora facciamo Ctrl Shift V, facciamo conto di aver fatto la procedura per tutti i capitoli, ok? Anzitutto ci andiamo a scegliere, facciamo conto poi di averlo impaginato, che ne so, usiamo questo titolo qui. Ok. Molto bene, ora facciamo così, questo lo centriamo, lo mettiamo magari un po' più grande, ok, adesso facciamo conto di averlo impaginato e configurato bene, adesso questo non è un corso di diciamo di editing di documenti di testo. Quindi abbiamo creato il nostro contenuto ottimizzato con le immagini, quello che vogliamo. A questo punto facciamo un bel scarica documento PDF. Ok, questo è il nostro titolo del libro. Allora mi vado a prendere, ok, libro in prova. Ovviamente io avrò creato appunto il PDF che non è altro appunto che il libro di prova, come l'ho chiamato adesso, ok, c'ho qua il mio libro con tutte le mie cose, no? Barabam, barabam, barabam. Ora cosa posso fare? Ok, andiamo su Gumroad.
andiamo su Gumroad e andiamo a pubblicare il contenuto. Quindi andiamo a fare il login. Ah, giusto, mi ha inviato il token di autenticazione via mail, perché Gumroad richiede appunto il token di autenticazione, ma non c'è nessun problema, andiamo a prenderlo. Andiamo a prenderlo. Eccoci qua. Gumroad è arrivato, il codice. Molto bene. Ok. Così. Oh. Allora, siamo sul nostro profilo Gumroad. Andiamo a caricare il nostro prodotto, quindi nuovo prodotto, allora prodotto direi digitale, ah no, anche e libro, questo è un libro per esempio, offre un libro, avanti, nome del prodotto, lo chiamiamo come sul titolo, no? Quindi andiamo a prendere il titolo che avevamo deciso per la nostra opera. Facciamo un bel copia e incolla. Dai un prezzo al tuo prodotto. Vogliamo venderlo a 7,99 euro. Ok? Avanti. Descrizione, ecco, la descrizione ce la facciamo scrivere da Bard, no? Già che ci siamo, Bard, quindi cosa facciamo? Andiamo su Google Bard e ok, scusate la connessione un po' lentina oggi, ok, siamo in questa chat, torniamo alla chat del libro, così lui fa riferimento a quello. Scrivi una descrizione accattivante per il libro che per il mio e-commerce che inciti l'utente ad acquistare, ad acquistarlo. Quindi cerchiamo anche di farci fare un po' di copywriting, come si suol dire, no? Quindi vediamo un attimino. Ok, ecco qua, lui ci ha fatto, ha scritto una bella frase accattivante da mettere in descrizione, noi ce l'andiamo a mettere. L'intelligenza artificiale è la tecnologia più rivoluzionaria, ha il potenziale, vedremo come lei può essere utilizzata, ok, benissimo. Qui possiamo anche dargli un URL personalizzato tipo intelligenza artificiale, il futuro del business. Ok, benissimo. Se vogliamo gli carichiamo un'immagine, ok, si può addirittura cerca prodotti più, vediamo un po', anzi hai inglese. Prendiamo un'immagine già pronta, magari, eccolo qui, dai. Questo qui, ok? Questo, vabbè, se vogliamo caricare un thumbnail dell'immagine, ahi,
Ok. Compralo. Riceverai il libro. Se vogliamo dare dettagli aggiuntivi, se interessa o meno, consenti ai clienti di pagare ciò che vogliono. Se volete dare un prezzo, però consiglio di usare un prezzo standard prodotto. Ecco, la cosa figa è questa, che come contenuto si può anche copiare e incollare direttamente il testo del libro qua dentro. È incredibile. Cioè, se volete, non dovete nemmeno creare il PDF e montare il testo. In questo caso, però, abbiamo il nostro bel PDF già impaginato. Ce lo andiamo a prendere, libro di prova, e lui ce lo carica. Ok, e ci siamo. A questo punto, pubblica e continua. Ok? Se vogliamo ah beh, ecco, diamo una categoria tipo, vediamo un po', cosa ci propone. Dobbiamo scegliere ovviamente una categoria che può essere business. No, business non lo so, non lo trova. Intelligenza. Sfogliamo un attimino magari le categorie che ci possono essere: affari, denaro, marketing e vendite, imprenditoria e corsi. Eccolo lì. Diamo dei tag tipo Google Bard, Chat GPT, corso intelligenza AI, che ne so, business online, mettete insomma tutte le parole chiave che vi interessano. Se contiene contenuti per adulti, aumenta la visibilità del tuo prodotto nei consigli di Gumroad. Se lo attivate, potete decidere la percentuale di commissione da dare a Gumroad, altrimenti lasciate così e buonanotte al secchio. Qua potete copiare l'URL o condividerlo, basta che date salva. Ok. E il prodotto è salvato qua. Eccolo qui. A questo punto possiamo andare a condividere il link del nostro prodotto che io l'ho copiato prima. Lo apriamo in una finestra in incognito del browser e vi faccio vedere. Ok, vedete? L'utente arriva, si trova il libro da poter acquistare, basta fare compralo e ti permette di metterlo nei dati di pagamento e acquistare il libro. Cioè, voglio dire, quanto ci abbiamo messo? Ci abbiamo messo veramente pochissimo. Quanto è che sta registrando? Veramente poco. Quindi avete visto come è possibile generare soldi online, perché voi potete vendere appunto dei prodotti digitali grazie a Google Bard, nel senso che io mi sono fatto aiutare da Google Bard a creare il mio contenuto. In questo caso ho scritto un libro in pochissimi minuti che ho messo in vendita sulla piattaforma Gumroad. Ovviamente si possono usare altre piattaforme quali Amazon KDP, piuttosto che venderlo su eBay, piuttosto che venderlo su Amazon, piuttosto che venderlo su subito.it, piuttosto che venderlo su un vostro e-commerce. Ovviamente per fare tutte queste attività serve la partita IVA. Vi invito ad andare a vedere i due video che ho fatto dove parlo di come aprire la partita IVA online stando comodamente a casa. Tra l'altro, in quei video lì trovate anche i codici sconto per avere 50 euro di sconto.
sul primo abbonamento annuale di consulenza, sulla consulenza fiscale. Pensano tutto loro, vi aprono la partita IVA e quant'altro, quindi non dovete pensare a niente. E niente, quindi da Google Bard e dalla mia postazione per oggi è tutto. Vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale, attivare la campanella per notifiche, mettete un bel like al video e commentate, così mi aiutate a salire con l'algoritmo di YouTube, a potervi portare sempre contenuti migliori sul canale. Noi ci vediamo presto nella prossima puntata, dove parleremo sempre di business online e tecnologia. A presto, ciao!